Benvenuti a tutti. Tavolo, come vedete, dedicato a enogastronomia e prodotti tipici. Allora, sì, vi do una notizia al volo, perché giusto di ritorno sono di ritorno da un educational tour con le Alpi Ledrensi. Abbiamo ospitato qui un gruppo di turistici e agricoltori dalla MAB, nostra gemella, le Alpi Ledrensi Giudicaria. Sono inquadrate dal presidente Giovanelli. Adesso vediamo se riuscite a vederli così. C'è la tavolata, al momento sono a tavola alla base della pietra di Bismantova. E quindi niente, volevo appunto annunciarvi questo educational, che ormai è giunto in realtà alla sua giornata finale, ma che ha portato appunto questo gruppo di operatori dalle giudicarie a visitare il nostro territorio, nello specifico insomma alcune regioni dell'Appennino Reggiano. Quindi adesso vedo che si è connesso anche Filippo Lenzerini. È arrivato adesso, che è uno dei nostri relatori. Ancora benvenuti a tutti. Io adesso però chiedo aiuto a Filippo, se c'è. Sì, ci Non mi sono, sente. Chiara, buongiorno a tutti e a tutte. Buongiorno. Io scusate, non sono in ufficio, quindi se Filippo mi ricorda chi è il primo dei nostri relatori. Sì, non ti abbiamo sentito bene, Chiara, quindi provo io a aiutarti in questa fase di moderazione. Avevamo oggi in programma una serie di interventi che riguardano alcuni progetti in corso che la Riserva della Biosfera sta promuovendo e sostenendo, e poi mi piacerebbe ovviamente aprire il dibattito e anche la possibilità ad altri soggetti di raccontare che cosa stanno facendo sulle tematiche della valorizzazione delle produzioni agroalimentari sostenibili e su progetti legati alla gastronomia. Filippo, scusami, ti ho zittito per errore, quindi non ti abbiamo sentito. Se puoi riattivarti il microfono, scusami. Ok, non so, scusate questi problemi tecnici. Allora, cerchiamo di entrare subito nel merito. Allora, il primo intervento che abbiamo oggi è un intervento che riguarda una collaborazione di cui la Riserva della Biosfera è molto grata, che è quella con Cirfood. E tramite Cirfood con un importante media dedicato proprio alle tematiche del cibo, che è il Giornale del Cibo. La collaborazione con Cirfood nasce nell'ambito di uno dei progetti strategici della Riserva della Biosfera, che è il progetto iCare Appennino, il brand con cui la Riserva della Biosfera premia le aziende che dimostrano di avere una responsabilità sociale e di investire e sostenere progetti per il territorio, per le comunità della Riserva della Biosfera. Questo ha fatto Cirfood e appunto per questo motivo la ringraziamo nuovamente. Siamo molto fieri di questa collaborazione. Darei quindi la parola a Alessia Rossi dell'azienda Noetica, e che ringrazio, che appunto cura per conto di Cirfood alcune inserzioni sul Giornale del Cibo. Lascio a lei presentare meglio questa realtà e anche quello che sarà poi il proseguo della nostra collaborazione. Grazie, Alessia. Perfetto, mi sentite tutti? Spero di sì. Io vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio. Sono appunto Alessia Rossi e sono responsabile di redazione del Giornale del Cibo.
Il Giornale del Cibo è un web magazine di cultura, formazione e informazione sui diversi ambiti del food. È nato nel 2007 ed è appunto edito, come giustamente diceva, da Cheerfood e ha appunto l'obiettivo di promuovere la ristorazione italiana, ma più in generale una cultura dell'alimentazione che sia sana ed equilibrata, e su questo ci teniamo veramente molto. E infatti appunto la nostra rivista, che ricordiamo comunque essere online, affronta tutta una serie di tematiche che riguardano l'alimentazione a 360 gradi, da un punto di vista culturale, sociale, ma non soltanto, anche politico ed economico, e considerando appunto il cibo non soltanto come nutrimento, ma davvero come uno strumento importantissimo di socialità, di trasmissione di tutto il patrimonio di tradizioni di cui il nostro paese è veramente ricchissimo, ma anche di innovazione. Abbiamo appunto una rubrica che è dedicata proprio alla food innovation. E giusto per dare qualche numero molto velocemente, il nostro portale ha circa 24 milioni di pagine visualizzate all'anno ed è visitato da circa 15 milioni di utenti, mentre i nostri profili social contano all'incirca 290.000 follower. Allora, noi appunto oggi siamo qui perché il nostro editore Cheerfood ha apprezzato e condivide davvero gli intenti di questo progetto, di questa iniziativa, e quindi ha scelto di aderire al progetto Hiker Appennino, promuovendo appunto gli obiettivi e le attività della riserva di biosfera MAB UNESCO Appennino Tosco Emiliano. Quindi ovviamente nell'ambito di questo impegno è previsto che il Giornale del Cibo dedichi alcuni articoli per presentare e approfondire i progetti della riserva di biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano e soprattutto i valori del suo territorio, come appunto l'importanza della biodiversità e anche delle sue produzioni alimentari, che sono davvero delle tematiche che al nostro giornale stanno molto a cuore. Abbiamo pubblicato a novembre dell'anno scorso una prima intervista al presidente del parco, Fausto Giovannelli, e adesso è prevista appunto la pubblicazione di un secondo articolo che, diciamo, vuole proprio raccontare quello che emergerà comunque da questo incontro e da questa discussione, questo confronto. Quindi noi vi ringraziamo veramente per questa opportunità e per l'invito a questo tavolo di lavoro. Grazie Alessia, grazie del tuo contributo e prendo di nuovo la parola io per passare al secondo intervento, questa volta presentandovi un progetto che è forse uno dei più rinomati, conosciuti almeno nell'ambito nel nostro territorio della riserva della biosfera, in quanto è un progetto che ormai ha diversi anni alle spalle. È il progetto Abvivium, concorso gastronomico Biosfera Chilometro Zero. È un concorso che coinvolge ristoranti e produttori agroalimentari della riserva della biosfera, che siamo veramente felici che nel 2022 possa tornare a concretizzarsi, dopo che purtroppo fu fermato dalla pandemia nell'edizione ormai, diciamo, pronta a partire nella primavera del 2020. È un progetto che è nato nell'Appennino Tosco-Emiliano, quando ancora questo territorio non era riserva della biosfera, era nato nell'ambito delle attività del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, e nacque con obiettivi che sono ancora estremamente validi, che sono quello di, da un lato, mettere in connessione, che purtroppo non è ancora sempre così scontata, produttori agroalimentari, quindi aziende agricole, allevamenti e esercizi di ristorazione. Oltre a questo elemento, diciamo, di messa in connessione, l'altro elemento su cui Abvivium un po' nella sua attenzione è un approccio di sostenibilità al cibo. Sostenibilità sia intesa come scelta di stagionalità dei prodotti, scelta di materie prime che diciamo, possano anche valorizzare maggiormente
la cultura del paesaggio di un territorio, la tutela della biodiversità coltivata e allevata, perché abbiamo sempre bene in mente quanto sia importante conservare la biodiversità selvatica, ma in realtà soprattutto in paesi come l'Italia c'è anche un ricchissimo patrimonio di biodiversità coltivata e allevata che allo stesso tempo rischia di essere persa se vengono appunto abbandonate le tradizioni. Quindi con questo progetto Obvivium la riserva della biosfera vuole perseguire questi obiettivi e da alcune edizioni lo fa assieme ad altre riserve della biosfera italiane. Siamo veramente felici che quest'anno le riserve della biosfera che parteciperanno al concorso saranno ben 7. Oltre all'Appennino Toscano-Emiliano avremo il Delta del Po, avremo le isole di Toscana, avremo la Sila, che sono riserve della biosfera che erano già partner nella ultima edizione svoltasi nel 2019, ma avremo anche delle new entry, e ci fa piacere ancora di più, ovvero la riserva della biosfera del Monte Grappa, la riserva della biosfera di Miramare e la riserva della biosfera della Val Camonica. Quindi ci saranno 7 riserve della biosfera partner in questo progetto, ognuna svilupperà sul proprio territorio una fase locale del concorso, e a breve vi presenterò quella che riguarderà l'Appennino Toscano-Emiliano. Quindi i vincitori delle fasi locali si ritroveranno ad una finale nazionale che, come di consueto, verrà svolta presso ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, che oltre ad essere un'eccellenza nel settore della formazione professionale per gli chef, è la scuola di cucina partner della città di Parma nel riconoscimento che questo territorio ha avuto da parte dell'UNESCO a città creativa per la gastronomia. Quindi diciamo è anche una scuola che ha già un importante pedigree anche in ambito UNESCO. Quali sono le tappe e le caratteristiche del concorso Obvivium dell'Appennino Toscano-Emiliano? Vi dicevo prima, una fase locale e una fase nazionale. La fase locale del nostro progetto vedrà le squadre composte da almeno un esercizio, da un esercizio di ristorazione e almeno un'azienda produttrice o trasformatrice di prodotti agroalimentari contendersi, sfidarsi in un periodo che sarà compreso tra venerdì 19 agosto e domenica 2 ottobre. Quindi abbiamo scelto la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno come il momento del contendere per il nostro territorio. I ristoranti in concorso dovranno offrire ai propri clienti, ai propri ospiti, il piatto in concorso. Il concorso si basa su un piatto a cui deve essere associato una bevanda, sia essa vino, birra o un succo, e il piatto può essere indipendentemente un primo piatto, un secondo, un piatto unico o anche eventualmente un dolce. Dicevo, in questo periodo, tra il 19 di agosto e il 2 ottobre, i ristoranti dovranno proporre questo piatto ai propri ospiti, che saranno liberi ovviamente o meno di sceglierlo, in almeno 3 pasti tra il venerdì sera e la domenica sera. Questo anche per venire incontro alle eventuali differenti modalità di servizio che i vari ristoranti in concorso hanno. C'è anche da dire che se un ristorante in quel periodo avesse già programmato delle chiusure o magari un impegno, ad esempio un weekend uno ha tutta la sala occupata da un matrimonio, non è un problema purché questo venga comunicato in fase di iscrizione. Perché questo? Perché noi vorremmo dare massima diffusione ai ristoranti in concorso, invitando sia la comunità locale che gli ospiti e i turisti che visiteranno il territorio in quel periodo ad andare a assaggiare il maggior numero di piatti in concorso. Oltre ad assaggiarli, potranno anche votarli. La votazione avverrà tramite Facebook e i 5 ristoranti che avranno avuto
più voti, uno per provincia, quindi avremo il più votato per i comuni della riserva di biosfera Reggiani, il più votato per i comuni della riserva di biosfera Modenesi, il più votato per i comuni della riserva di biosfera della Lunigiana, compreso il comune di Luni, e via così per Garfagnana e Appennino Parmense. I più votati si sfideranno poi in una finale dal vivo, nuovamente presso Alma. A questi cinque si aggiungerà anche un sesto ristorante che sarà scelto proprio da Alma su base documentale, ovvero quello che avrà saputo meglio interpretare i valori del progetto con la ricetta proposta, diciamo, almeno su base documentale. Poi dopo i sei ristoranti si sfideranno dal vivo presso Alma, e questo avverrà indicativamente intorno alla metà di ottobre, e da questi ne uscirà uno che sarà il vincitore del concorso Ad Vivium della riserva della biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano. Questo vincitore avrà la possibilità di accedere alla finale nazionale, che sarà appunto a fine novembre, e dove sfiderà i vincitori delle altre sei riserve della biosfera. Dicevo, come elemento caratterizzante quest'anno per quanto riguarda l'Appennino Tosco-Emiliano, oltre al fatto che il piatto deve essere composto da almeno un prodotto che abbia un riconoscimento DOP, IGP, Presidio Slow Food, prodotto di montagna o prodotto tradizionale di Modena, c'è il fatto che le tecniche di preparazione di questo piatto dovranno essere incentrate a ridurre il più possibile gli sprechi alimentari. Questo sarà oggetto di una giornata, in realtà di un webinar di un paio d'ore di formazione, che sarà obbligatorio per tutti i soggetti che vogliono partecipare al concorso e che sarà tenuto appunto da docenti di Alma, i quali daranno delle indicazioni di massima. Dopo questa formazione, che sarà indicativamente fatta ai primi intorno a metà giugno, i ristoranti in concorso presenteranno le loro ricette, che verranno validate da Alma, e come detto poi la gara vera e propria sarà a partire dal 19 di agosto. Ora siamo ancora in una fase preliminare, il regolamento definitivo sarà pronto presumibilmente subito dopo Pasqua, verrà pubblicato sia sul sito del Parco Nazionale che quello della Riserva della Biosfera, ma sarà diffuso anche tramite gli altri parchi regionali che compongono la Riserva della Biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano, e ovviamente ci auguriamo che possano essere molte le squadre di ristoratori e produttori che vorranno partecipare. Io per il momento mi fermo qui per quanto riguarda Appvidium. Magari al termine degli interventi programmati, se ci potesse, fossero delle domande o delle richieste di approfondimento, resto comunque a vostra disposizione. Ora darei la parola invece a Sofia Guida della Impresa Sociale Meridiano 361, che vi illustrerà un altro progetto di cui la Riserva della Biosfera è molto orgogliosa. È un progetto di collaborazione con appunto una impresa di Reggio Emilia che gestisce un negozio di commercio ecosolidale. E questa collaborazione si strutturerà nel fatto che una parte di questo negozio verrà destinata a presentare la riserva della biosfera e soprattutto a commercializzare i prodotti del territorio della riserva della biosfera. Mi fermo qui e lascio la parola a Sofia. Grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Mi sentite? Ok. Io intanto sono Sofia di Meridiano 361, sono la coordinatrice delle attività appunto di Meridiano. Condivido, abbiamo preparato una piccola presentazione che vi condividerei. Qua. Ok, posso condividere oppure? Perché non mi dà. Sofì, un attimo che ti Un attimo. abilitiamo. Scusate, ok. Allora, intanto inizio con le chiacchiere, nel senso che Meridiano 361 è, come diceva Filippo,
un'impresa sociale di Reggio Emilia, è stata costituita nel 2019 su iniziativa della cooperativa La Vigna. La cooperativa poi La Vigna in realtà è una cooperativa storica della città di Reggio Emilia e comunque della provincia, è stata costituita nel 1985 e si occupa di inserimento lavorativo e come attività svolge quella di igiene ambientale e gestione dei rifiuti, così. Provo a condividere, sì. Ok. Presentazione. Ditemi se vedete, perché io non vi vedo più, quindi nel caso mi fate un cenno. No, Sofia, ancora non vediamo il tuo schermo, eh? Ok. Qua. Ora sì. Ok, perfetto. Però, scusa, vediamo che stai condividendo, ma ancora non vediamo nulla. Sì, perché non mi parte la presentazione, mi si è bloccata. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora sì. Ok, grazie, scusate, ma con la tecnologia a volte si impalla. Allora, quindi, chi siamo? Siamo una cooperativa sociale. Ok. Che è stata appunto costituita nel gennaio, il 29 gennaio del 2019 su iniziativa della cooperativa La Vigna e perché ci chiamiamo Meridiano 361, perché i meridiani terrestri sono 360 e il 361esimo, quello a cui noi miriamo e volgiamo il nostro sguardo, è quello che va appunto oltre gli orizzonti canonici, oltre quelli che sono i limiti canonici, perché vogliamo dare attraverso lo strumento del commercio ecosolidale una visione appunto di una modalità anche di fare economia, di fare commercio che si spinge oltre a quello che sono i limiti e i confini tra le persone e le nazioni. Quindi come obiettivi principali per noi abbiamo la promozione del commercio ecosolidale e dell'economia solidale attraverso il sostegno di gruppi, soprattutto di gruppi di artigiani e al momento collaboriamo con gruppi in Madagascar, Indonesia, India ed Ecuador e quindi poi anche la promozione ovviamente dei criteri, dei valori previsti nella Carta Italiana dei criteri del commercio ecosolidale. Poi, come vedremo più avanti, nel nostro negozio avremo anche progetti di economia solidale e circolare italiani. Ecco, non siamo solo verso l'estero. Ecco. La nostra mission appunto è quella di promuovere i valori alla base del commercio solidale lavorando principalmente appunto con dei gruppi di artigiani, inizialmente Madagascar e Indonesia, poi dal 2020 abbiamo iniziato a collaborare anche con artigiani dell'India e dell'Ecuador. Quali sono i nostri valori? Quelli che ci indicano, se vogliamo, la strada dove all'interno dei quali noi indirizziamo la nostra attività. Quindi ovviamente quello che si parla di giustizia sociale ed economica, una consapevolezza dei diversi protagonisti all'interno della filiera, quindi dal produttore al consumatore. Per noi è fondamentale che tutti quanti siano consapevoli del loro ruolo e del loro valore all'interno della filiera del commercio. Sostenibilità ovviamente sociale, ambientale, economica. Noi abbiamo una relazione paritaria con i nostri, con gli artigiani e comunque con tutti quei soggetti appunto all'interno della catena, insomma. Ci ispiriamo ai principi di democraticità, lavoriamo affinché i diritti umani siano tutelati, ci sia un'equità di rapporto tra tutti. È molto importante per noi, ovviamente lavoriamo anche in un'ottica di ricerca e innovazione, perché commercializzando dei prodotti dobbiamo riuscire a proporre sempre dei prodotti innovativi, dove vi è dietro una ricerca
anche stilistica, perché poi, come vedremo, ci occupiamo anche di moda e quindi è importante rimanere aggiornati su quello che può essere la richiesta e quindi la necessità di dare un'offerta ricercata e innovativa. E altri valori su cui ci fondiamo sono la dignità e il rispetto delle persone e appunto di quello che può essere anche i diritti dei lavoratori su tutta la filiera. Questo è il macro contenitore dove noi poi dopo svolgiamo le nostre attività, quindi come portiamo avanti questi nostri obiettivi attraverso tre macro aspetti, tre macro attività che sono il commercio all'ingrosso, il commercio al dettaglio e attività di sensibilizzazione. Quindi commercio all'ingrosso per i prodotti che noi importiamo direttamente, quindi dal Madagascar, dall'Indonesia, dall'India e dall'Ecuador, rivendiamo ad altri soggetti, principalmente sempre di commercio ecosolidale, quindi ad altri negozi, e quindi vediamo appunto all'ingrosso. Noi con i nostri artigiani abbiamo una relazione diretta, quindi sviluppiamo insieme il prodotto e arriviamo insieme al prezzo equo, il prezzo giusto, e quindi è proprio una relazione fatta allo stesso livello, ecco. Per quanto riguarda il commercio a dettaglio, al momento gestiamo un punto vendita che si trova nel centro storico di Reggio Emilia in via Guido da Castello e abbiamo anche un e-commerce dedicato con alcuni prodotti di quelli che teniamo in bottega. Ecco, non ci sono tutti per ragioni di gestione. Cerchiamo anche di fare attività di sensibilizzazione sempre rispetto ai temi dell'economia solidale, della sostenibilità ambientale, organizzando... Allora, diciamo che noi siamo nati nel 2019 e poi nel 2020 con la pandemia abbiamo dovuto azzerare queste attività di eventi che avevamo in programma di fare, quindi insomma adesso pian piano, già con il 2021, riprenderemo in modo da poter svolgere appunto anche attività di sensibilizzazione su questi argomenti a noi cari. Ecco. Dunque, come dicevo, siamo stati costituiti nel 2019, ma già da subito abbiamo iniziato a collaborare, perché per noi è molto importante, a collaborare con altre realtà nel territorio, soprattutto per quanto riguarda il negozio. Quindi in negozio, per esempio, abbiamo i prodotti di Semiliberi, che è un progetto della cooperativa Ovile di Reggio Emilia, che praticamente rivende prodotti di economia carceraria, quindi... più che altro alimentari prodotti appunto all'interno del carcere di Reggio Emilia, dove si occupano anche loro stessi della coltivazione. Poi abbiamo, per quanto riguarda invece l'estero, abbiamo sostenuto la ricostruzione di un acquedotto a Todo che si trova in Indonesia, che era stato in un villaggio perché a seguito del terremoto del 2018 delle numerose e importanti scosse che c'erano state, il villaggio si trovava senza acqua e quindi l'agricoltura ovviamente ne risentiva, quindi abbiamo deciso insieme a dei partner locali di realizzare e ricostruire questo acquedotto. Sempre nel 2019 abbiamo poi anche aderito a Tridom. Poi nel 2020 è un altro anno importante di cambio, perché è iniziata una stretta collaborazione con Altro Mercato. Altro Mercato è un soggetto di commercio ecosolidale che immagino abbiate anche visto, perché è molto diffuso, uno dei più grandi. Con loro abbiamo iniziato una collaborazione per una cooperative collection di moda, quindi praticamente tutta una collezione, due stagioni per anno, primavera, estate, autunno, inverno, viene creata da diversi soggetti sempre del commercio ecosolidale, dove ognuno di essi si occupa di una precisa categoria merceologica. Noi per esempio ci occupiamo, sviluppiamo la bigiotteria e altre realtà, ce ne sono altre due che si occupano dell'abbigliamento e una di borse e accessori. Questo perché noi lo riteniamo comunque è un passaggio importante, perché siamo sempre stati soggetti che hanno un po' lavorato per conto loro all'interno di tutto il commercio ecosolidale, e invece questo secondo noi è un momento comunque importante dove ci si è seduti insieme per studiare e fare qualcosa insieme, unendo le
capacità di ognuno di noi. Poi se questo quanto riguarda appunto la Cooperative Collection di On Earth. Sempre nel 2020 abbiamo iniziato con altro mercato anche una collaborazione nella gestione del magazzino affinché fosse una gestione unica con altri soggetti del commercio ecosolidale, perché all'inizio il nostro magazzino era qui a Reggio Emilia, mentre poi dopo è stato spostato appunto ad altro mercato a Verona, sempre in un'ottica di ottimizzazione sia dei costi ma anche delle risorse, dei trasporti, perché così in questo modo i nostri clienti all'ingrosso possono fare un ordine unico scegliendo tra tutte le persone che fanno parte appunto di questo magazzino hub, e in questo modo anche insomma si cerca nel nostro piccolo di cercare di fare economia e di metterci insieme per quanto riguarda appunto la gestione dei trasporti del magazzino. Nel 2021 abbiamo aderito ad EcoGarantito, che è l'associazione di categoria del commercio ecosolidale, quindi colei che garantisce che i soggetti appartenenti ad EcoGarantito siano veramente di commercio equo, e a ottobre del 2021 abbiamo firmato appunto una convenzione con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove si vuole appunto collaborare affinché i valori dell'Appennino e della riserva della biosfera vengano anche portati avanti e anche attraverso il nostro punto vendita, dove ci sia appunto una collaborazione proattiva in questo senso. Poi ci saranno ovviamente delle azioni concrete, e una di queste è l'apertura di questo corner, di questo spazio ben preciso, ben definito all'interno del negozio, dove ci saranno i prodotti appunto provenienti sia dalla riserva dell'Appennino Tosco-Emiliano che da anche altre aree MAB. Al momento abbiamo iniziato con quelli dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma in futuro vogliamo assolutamente aprirci anche a prodotti di altre aree MAB. Nel 2022 ci sarà questa inaugurazione, più precisamente, e sarà il 14 di maggio. Per il futuro ovviamente vorremmo aprire delle nuove collaborazioni ad altri paesi e realizzare dei progetti educativi e fare degli investimenti sul territorio, aprendo delle nuove collaborazioni sul territorio di Reggio Emilia. Dunque faccio una rapidissima carrellata su quelli che sono i paesi con cui collaboriamo, quindi qui vediamo Ecuador, Madagascar, Indonesia e India. E per quanto riguarda il Madagascar, i materiali che utilizziamo sono l'alluminio riciclato, l'ottone riciclato, il corno, anch'esso è materiale di scarto perché viene preso dal materiale di scarto dei macelli, e con esso viene fatto della bigiotteria oppure oggetti per la casa, e i prodotti sono svariati, andiamo dalla bigiotteria appunto ad album fotografici oppure cornici in papiente muro, che è una carta specifica che viene realizzata in Madagascar, una carta molto grezza, assomiglia un po' alla carta di riso, che viene decorata con dei fiori. Ne vediamo ad esempio nella foto centrale, è un esempio di questa lavorazione. Poi c'è appunto il ferro battuto, dove è per esempio il materiale che costituisce questo, il baobab, quindi la figura a sinistra. Possiamo vedere invece a destra Madame Minu, che lavora l'alluminio. Nella invece figura centrale abbiamo un artigiano della latta, perché uno dei nostri oggetti sono appunto degli oggetti fatti in latta riciclata, quindi anche nella collaborazione con l'estero per noi è molto importante questo riciclo e riuso. Per quanto riguarda l'Indonesia, i materiali utilizzati sono principalmente il legno, il cocco, la madreperla, la terracotta, il tessuto batik, e anche qui abbiamo diverse tipologie di prodotti, che possono essere articoli per la casa, oggettistica per la tavola, piatti decorativi e così via.
Per quanto riguarda invece l'India, è una collaborazione che appunto è iniziata per quanto ci riguarda nel 2020 e si avvale principalmente di due soggetti, sono Asha e Manjin. Asha si trova a Mumbai ed è una realtà storica indiana che è stata costituita nel 1975 ed ha da lavorare a oltre 800 artigiani. E Manjin invece è una realtà un po' più giovane, anche se comunque è del 2000, e lavora circa con 200 artigiani divisi in 14 gruppi, un po' sparsi in tutto il paese. Con entrambi noi sviluppiamo esclusivamente la bigiotteria, perché fanno parte queste collaborazioni all'interno della Cooperative Collection di cui vi parlavo prima. Per quanto riguarda invece l'Ecuador, il materiale utilizzato è la tagua o altri semi che vengono presi e raccolti nella foresta amazzonica. La tagua è lavoro vegetale, quindi è un seme di una palma che quando viene poi lavorato e viene fatto seccare produce degli oggetti molto resistenti e molto duri, come potete vedere nelle foto di sotto, con cui vengono realizzato per noi la bigiotteria. Veniamo adesso al negozio. Allora, nel negozio in realtà ci sono tanti progetti, tanti altri prodotti oltre ai nostri, perché ci sono sicuramente quelli di importazione diretta nostra, ma anche quelli di altri. E, qui per esempio potete vedere nell'immagine sotto a destra quello che viene realizzato con la latta riciclata. E, qui per esempio sono altri prodotti che possiamo avere in negozio, oltre alla cartoleria, i vasi in alluminio che potete vedere sopra, nella parte sotto, nella figura centrale ad esempio, sono prodotti realizzati non da noi, non sono la nostra importazione, ma sono prodotti realizzati in sari riciclato, quindi vestiti indiani che vengono dismessi in India. E quindi i tessuti vengono recuperati e trasformati in sciarpe, foulard oppure trousse oppure anche vestiti o accessori per capelli, insomma vari utilizzi. E, all'interno del nostro negozio noi vogliamo dare, oltre al fatto che i nostri prodotti, comunque i prodotti che noi commercializziamo appartengono tutti o al circuito del commercio ecosolidale o comunque dell'economia circolare, economia sostenibile, e vogliamo però comunque dare risalto a tutti quei progetti che hanno un aspetto particolarmente green, che possono essere appunto dal riciclo oppure perché è fatto in materiali biodegradabili, e quindi abbiamo istituito dalla fine del 2019, inizio 2020, questo Green Corner, quindi è un angolo che mensilmente vede la rotazione di alcuni prodotti che noi già abbiamo in negozio, e che appunto secondo noi sono particolarmente virtuosi rispetto a questa tematica. Ecco, ci sono per esempio i guanti monouso che possono essere guanti monouso che noi possiamo usare abitualmente anche per le pulizie di casa, biodegradabili, oppure appunto in questo caso vedete borracce o un baobab in ferro battuto, perché comunque è tutto materiale di riciclo che viene poi trasformato e a cui viene data una nuova vita. Sempre nel negozio c'è anche questo progetto di semi libri di cui vi parlavo prima. Collaboriamo con Tridom, quindi perché questa collaborazione per noi è nata nel 2019, proprio nel momento in cui ci siamo costituiti. Ecco, abbiamo piantato tramite loro 136 alberi in 4 paesi diversi. E all'interno del nostro negozio diamo anche spazio a campagne internazionali, come per esempio la Fashion Revolution, che ci sarà tra l'altro ad aprile, dal 18 al 24 aprile, e è una campagna internazionale che vuole ricordare come il mondo della moda è comunque impattante su tutti i piani, sia a livello sociale ma anche a livello ambientale, tramite l'industria che inquina di più, e quindi a seguito soprattutto
disastro che c'è stato il 24 aprile del 2013, dove è crollato il Rana Plaza in Bangladesh, dove è crollato appunto questo edificio e sono morte 1133 lavoratori che lavoravano per il comparto moda, per l'abbigliamento, anche di marche molto note. E quindi da qui è nata questa campagna che ogni anno appunto vuole porre l'attenzione su chi ha fatto il tuo vestito, conosci davvero tutta la filiera del tuo vestito. Ecco, queste sono giusto appunto alcune cose a cui noi diamo spazio in negozio. Questo, tutto questo per dirvi in quale contesto si inserisce la collaborazione in negozio appunto con l'area MAB e con la riserva di biosfera e il parco dell'Appennino. Questo per farvi capire che insomma per noi sono anche tematiche molto molto importanti e che ci teniamo a dar spazio sotto tantissimi aspetti. Quindi come vi ho anticipato prima, dal 14 maggio 2022 in negozio ci sarà un'area dedicata ai prodotti tipici dell'Appennino Tosco-Emiliano e sarà un punto infoespositivo dove sarà quindi una vetrina tra del territorio appunto della montagna, dove si appunto racconteranno i territori e con i loro frutti, le loro particolarità. L'obiettivo quindi qual è? Quello di far conoscere, valorizzare e promuovere la riserva della biosfera, far conoscere i progetti che ci sono all'interno della biosfera stessa e quelli che lei sostiene, attraverso l'esposizione di prodotti agroalimentari provenienti appunto dal territorio. Ci saranno magari più avanti, in questo momento non ancora, ma dei libri, dei prodotti comunque editoriali, e questo spazio farà anche da sfondo a iniziative culturali che appunto poi dopo andremo man mano insieme a creare. Ecco. Sarà quindi uno spazio in cui mettere in relazione la biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano con la città di Reggio Emilia. Al momento la collaborazione e i prodotti saranno della riserva della biosfera dell'Appennino Tosco-Emiliano, ma sicuramente introdurremo poi quelli di altre riserve della biosfera, sia italiano che estero, perché per noi è importante comunque diffondere e promuovere i valori che sono alla base di tutte le riserve, ecco, portandoli così nella città di Reggio Emilia. Grazie. Quindi sarà un'area dedicata fisicamente principalmente ai prodotti, ma che saranno il mezzo per appunto comunicare quello che sono i valori della riserva e far conoscere anche in città le riserve di biosfera e l'Appennino Tosco-Emiliano. Ecco. Grazie Sofia. Direi che ho fatto. Sì, abbiamo molti interventi, quindi ti ringrazio di questa bellissima esposizione. Grazie ancora del vostro impegno. Voglio proprio ricordare, riprendendo proprio le ultime tue parole, che questo è uno spazio anche di cultura, non solo di vendita. Ci piace il vostro approccio, che in tutta la vostra attività economica avete sempre una grande attenzione agli aspetti culturali, sociali e ambientali. Ed è per il motivo per cui il Parco Nazionale, in qualità di coordinatore della riserva della biosfera, ha deciso di avviare la collaborazione con Meridiano 361. Resta inteso che tutti i soggetti della riserva della biosfera, sia produttori ma anche coordinatori di progetti che hanno in qualche modo attinenza con quello che Sofia vi ha illustrato, possono contattare anche direttamente Meridiano 361 per valutare la possibilità di sviluppare ulteriori collaborazioni. Non c'è bisogno di passare per forza tramite la riserva della biosfera, se vi fa piacere siamo a vostra disposizione, ma non vogliamo in nessun modo essere un collo di bottiglia, un imbuto per rallentare le attività. Ecco, magari Sofia, a tal proposito, prego te, ma anche tutti gli altri partecipanti, siete veramente tanti, vi ringrazio a questo tavolo, di mettere in chat il vostro indirizzo di posta elettronica, in modo tale che chi volesse poi contattare Sofia, o comunque anche per noi è importante avere un database di chi c'è oggi per potervi mantenere aggiornati sui nostri progetti. Senza altri indugi, grazie a te Sofia. Passo a presentare il prossimo intervento.
che riguarda uno dei progetti, anche questo storici, se vogliamo, che la riserva di biosfera ha apprezzato e sostenuto fin dall'inizio, un progetto che fa parte del proprio piano d'azione, che è quello della comunità del cibo. Avremo tutti e tre, le tre interventi delle tre comunità del cibo presenti all'interno del nostro territorio. Darei la parola per iniziare a Lucia Giovannetti, che ci presenta i progetti in corso e diciamo anche quelli in partenza della comunità del cibo della Garfagnana. Lucia Giovannetti, non la qua. Sì. Ciao Filippo, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, tante grazie per l'invito e il tavolo di confronto. Allora, io faccio parte del Consiglio della Comunità del Cibo e dell'Agrobiodiversità della Garfagnana. Non ha potuto essere qui la Presidente Franca Bernardi, perché siamo impegnati ad organizzare l'evento di Selvaggia a Castelnuovo. Il prossimo weekend ci sarà una giornata dedicata alla biodiversità selvatica, alle erbe e l'agrobiodiversità locale. Allora, brevemente, il resoconto è questo. Dopo la forzata pausa del Covid abbiamo ripreso bene a lavorare, e le aziende che chiedono di entrare a far parte della comunità stanno crescendo. E per accreditarsi alla comunità del cibo dobbiamo accettare un protocollo, appunto, di valori legati al cibo locale, etico e sostenibile, con particolare attenzione ai metodi dell'agricoltura biologica. E la cosa molto positiva è che le aziende che chiedono di accreditarsi riconoscono il valore, quindi, di tutto questo aspetto legato al cibo etico, sano, sostenibile, e lo riconoscono come un cartellino da visita per, naturalmente, gli ospiti dell'azienda. Un argomento che ci sta a cuore, che su cui lavoriamo molto, è il collegamento con le scuole e con la comunità locale, perché ci siamo accorti che la comunicazione sul tema del valore del cibo locale è fondamentale. Cioè, se si crea una consapevolezza a livello territoriale del valore di ciò che coltiviamo, è più facile vendere prodotti, è più facile trovare acquirenti appunto dei nostri prodotti. E per il resto stiamo partecipando alle varie iniziative di comunicazione sul cibo. L'ultima è stata 10 giorni fa, abbiamo preparato il menù della Garfagnana nella piana di Lucca, nel Compitese, dove c'è la nota festa delle camelie. E abbiamo anche noi un po' marcato l'interesse su questo collegamento montagna-pianura. Quindi presentare un po' il menù che la montagna può offrire, quindi farina di castagne, ma anche farina di mais e grani antichi, e presentarlo in altri contesti, no, che non sono simili ai nostri, insomma, sono diversi dai nostri, ma che attraverso questi scambi culturali legati al cibo riusciamo ad avere una buona visibilità. Ora, finora ho detto le cose positive, le cose ovviamente su cui dobbiamo ancora lavorare è trovare uno sbocco sicuro ai nostri prodotti e diciamo contemporaneamente aumentare la produzione, ecco, soprattutto per quanto riguarda le produzioni farro, farina dolce, farina gialla. Confidiamo che, crescendo un po' in questo lavoro di consapevolezza, sempre più aziende possano accreditarsi e quindi lavorare tutti insieme. Questo è tutto, vi ringrazio. Grazie, grazie Lucia. Sono certo che
ci siano tante anche altre attività che state portando avanti con molto impegno e ti ringrazio per esserti soffermato solo proprio sulle principali. Poi vorrei lasciare spazio anche al dibattito, alle richieste che eventualmente perverranno. Ora non vedo in questo momento i rappresentanti della comunità del cibo del Crinale, ovvero Lunigiana Appennino Parmense. Se c'è qualcuno può aprire il microfono e presentarsi. No, evidentemente non è ancora arrivato nessuno. Allora, vediamo se nel frattempo è arrivata Monia Belli. Ciao, Filippo, guarda, Monica arriverà alle 4:30, ma ci deve essere per la comunità del cibo, appunto, Appennino Reggiano, mi diceva un'altra rappresentante che dovrebbe spiegarci, ecco, credo sia la signora Malcavi, se capisco bene, che dovrebbe spiegarci a cui sta aderendo la comunità del cibo dell'Appennino Reggiano, quindi lascerei la parola alla signora Isabella se si vuole spiegare questo progetto. Credo abbia concordato l'intervento con Monica, quindi sa, credo sappia di che cosa parlare, insomma. Grazie, grazie Chiara, grazie Isabella. Prego, la parola. Buon pomeriggio a tutti, sono Isabella Valcavi e rappresento l'azienda agricola, la Fattoria di Sara, che si trova, proprio in collina, diciamo, nel comune di Viano. Io sono qua perché aderisco appunto come azienda agricola sia alla comunità, Slow Food Appennino. E soprattutto ero qua, per parlarvi del biodistretto che sta nascendo nella provincia di Reggio Emilia. Quindi io inizierei a parlare del biodistretto perché da come lei vi avrebbe fatto i video sul Appennino, poi se non arriva magari posso accennarvi io a qualcosa, ecco. Filippo, posso procedere con Prego, il... prego, prego. Certamente, certamente, molto interessante il biodistretto. Ecco, sì, in effetti diciamo che il biodistretto sostanzialmente è un'area geografica che evocata particolarmente per quanto riguarda nella coltivazione del biologico, dove però i diversi attori che prendono parte e che si impegnano a gestire il territorio non sono soltanto degli agricoltori, ma sono anche le amministrazioni pubbliche, le associazioni presenti sul territorio, gli operatori turistici, e che stringono sostanzialmente un accordo per gestire in modo sostenibile le risorse del territorio stesso. E quindi, in un certo senso, questi biodistretti che stanno nascendo con così grande successo nella nostra penisola sono sostanzialmente delle nuove forme di governance territoriale in cui i cittadini e tanti altri enti, come avete visto, oltre agli stessi consumatori, praticamente stringono un patto per gestire in modo più sostenibile il territorio. Noi ci teniamo molto a, insomma, a diffondere questa idea, cioè l'idea che non è soltanto un gruppo di agricoltori che produce in modo biologico, ci sono già gruppi di questo tipo, mentre il biodistretto vuol fare in modo che anche i consumatori in particolare prendano coscienza di cosa voglia dire mangiare biologico, coltivare in modo biologico, ma si sentano allo stesso momento coproduttori, cioè parti integranti di un progetto che è quello della coltivazione biologica, che come sapete voi, anche voi, nella montagna crea, diciamo, per così dire, anche tante difficoltà, perché ci sono delle rese molto basse e ci sono soprattutto anche dei costi molto alti. I tre pilastri su cui si basa la formazione di un biodistretto sono sostanzialmente questi. Da una parte è l'importanza delle filiere biologiche e anche la connessione con tutte le altre filiere che portano alla produzione di un bene, di un prodotto finale, il rapporto con le amministrazioni locali che deve essere costante e anche il coinvolgimento dei cittadini. Diciamo che la formazione dei biodistretti viene anche normata da delle leggi particolari, come ad esempio anche delle leggi regionali, che sono state pubblicate sulla Gazzetta della Regione Emilia-Romagna del 18 maggio del 2021 e che ci fanno proprio comprendere quanto siano importanti alcuni punti, per esempio promuovere la libera aggregazione delle imprese, valorizzare le varie fasi
della produzione dei prodotti, promuovere l'agricoltura sociale, promuovere anche le azioni finalizzate alla valorizzazione dei territori, della biodiversità. Insomma, ci sono tante azioni che un biodistretto può mettere in atto. Io oggi capisco che sono tanti gli interventi, non vorrei neanche troppo appesantirvi. Vi voglio però dire che ci sono dei vantaggi importanti per quegli enti oppure quelle persone che aderiscono ai biodistretti. Ad esempio, per gli agricoltori c'è il vantaggio di riuscire a collocare meglio i loro prodotti, di poter aderire a dei biomercati, di poter fare rete, di potersi aiutare. E anche la comunità Slow Food Appennino è nata proprio per questo. Per i consumatori anche lì ci sono dei vantaggi importanti, perché possono acquistare i prodotti biologici del territorio attraverso dei canali di filiera diversi, possono contare sulla tracciabilità totale dei prodotti, ma soprattutto possono anche creare un rapporto diretto con gli agricoltori stessi, con cui si crea un vero e proprio anche rapporto di collaborazione reciproca. Ci sono dei vantaggi anche per le amministrazioni pubbliche, e noi saremo proprio presenti il 12 di aprile anche nella giunta comunale di Castelnuovo Monti per parlare con il sindaco Bini e da quello che abbiamo capito fare in modo che possa aderire a questo biodistretto, ma abbiamo capito insomma che c'è molto interesse. Le amministrazioni pubbliche aderendo ad un biodistretto hanno la possibilità di riqualificare, valorizzare il proprio territorio, renderlo anche più attrattivo, possono creare dei calendari di eventi. Già noi stiamo mettendo in piedi la possibilità di realizzare un biofestival, delle biocamminate, delle bio, diciamo così, insomma adesso scusate, insomma ci sono tante attività, io tutto sommato poi sono agricoltore, quindi scusate, spero di spiegarvi bene queste cose, ma ecco. È andato benissimo Isabella, vada tranquilla, tutto chiaro e interessante. Ecco, sì, di sostenere anche gli acquisti attraverso biologici, attraverso magari anche il sostegno di mense con prodotti biologici, creare biomercati, ecco questo volevo dire, ma un'amministrazione pubblica potrebbe anche promuovere poi una nuova forma di gestione del verde pubblico, una riconversione anche al biologico delle aree demaniali. Quindi credo che sia un progetto che coinvolge veramente tutti ed è interessante e vantaggioso per tutti, così anche per le imprese del settore agroalimentare e per le associazioni del territorio. Ecco, per darvi alcuni dati posso dirvi che i biodistretti presenti in Emilia-Romagna sono già tanti, sono infatti, vi dico appunto, diciamo, aspettatemi, l'ero segnata qua, sono i biodistretti della Valle del Panaro, della Val Bidente e dell'Alta Val Rabbi, c'è il nuovo distretto dell'Appennino Bolognese, il biodistretto di Parma e il nascente biodistretto di Reggio Emilia. Per quanto riguarda invece i comuni che hanno aderito già a questo futuro biodistretto di Reggio, ci sono appunto il comune di Reggio, il comune di Correggio, il comune di Novellara, che si è fatto portavoce di questo progetto e del capofila, il comune di Bibbiano, i comuni della Valdenza e dal 12 aprile speriamo anche il comune di Castelnuovo Monti. Tra i partecipanti, dei promotori del gruppo così per così dire operativo che ha dato vita, sta dando vita a questo biodistretto, abbiamo Paolo Santachiara, ma ci sono anche aziende agricole, aziende di trasformazione, ristoranti, amministrazioni locali, ci sono insegnanti anche a livello universitario e si sono creati due gruppi di lavoro. Un gruppo di lavoro che sta mappando tutte le aziende agricole biologiche del territorio, sono veramente tante nella provincia di Reggio, per aprire un tavolo di collaborazione, e poi un altro tavolo di lavoro che si chiama Biocultura, in cui invece si vorrebbero attivare appunto attività culturali sul territorio per coinvolgere appunto tutti su queste tematiche. Quindi insomma noi siamo così, abbiamo questo desiderio di dare vita a questo biodistretto di Reggio Emilia, ci auguriamo che anche voi possiate farvi portavoce di questo nostro progetto e magari farne parte in qualche modo o aiutarci a farlo conoscere. Io spero di aver detto tutto in poco tempo, non volevo... Bella, grazie, è stato molto chiaro. Mi permetto di dare qualche stimolo, innanzitutto portandovi un'informazione che non so se sapevate, che un'altra riserva della biosfera italiana, quella della Val Camonica,
ha proprio nel biodistretto il progetto fondatore della riserva della biosfera. Cioè la riserva della biosfera è nata su stimolo del biodistretto della Val Camonica e tutt'oggi le loro progettualità a 360 gradi, come hai ben descritto, non solo per quanto riguarda le produzioni biologiche, sono un connubio dell'attività del biodistretto e degli enti che sostengono la riserva della biosfera. Quindi mettetevi assolutamente in contatto con loro, perché avete in questo momento una grande opportunità, anche dovuta al fatto di essere entrambe dentro un territorio riconosciuto dall'UNESCO. Allo stesso tempo mi auguro che questa esperienza nata sulla parte reggiana della nostra riserva si possa estendere a tutti gli 80 comuni che compongono oggi la riserva della biosfera del Pino Toscano, quindi all'area modenese, quella della Lunigiana, della Garfagnana e del Parmense, perché sarebbe davvero importante, forse un unico distretto sarebbe proprio complicato, ma una federazione di biodistretti, ecco, non lo so, penso che su questo si possa sicuramente lavorare. In bocca al lupo per le vostre attività. Grazie mille, grazie per questo spazio. Prego, e anche nel tuo caso, se lasci la tua posta elettronica, così chi volesse avere informazioni maggiori oppure avere voglia di collaborare con voi può eventualmente contattarti. Aspettando, allora, per quanto riguarda la comunità del cibo del Crinale, quindi Lunigiana, Parmense, è arrivato qualcuno nel frattempo? Avevamo bisogno anche di un loro aggiornamento. Io non vedo nessuno di loro. Io non so se a questo punto approfittare ancora di Isabella per farci dare un aggiornamento più generale sulla comunità del cibo dell'Appennino Reggiano, così chiudiamo il cerchio, come dire. Ecco, dunque, noi siamo un gruppo di aziende agricole, appunto dell'Appennino, che collaborano, che hanno dato vita a questo gruppo di Slow Food Appennino. Diciamo che il nostro desiderio è quello senz'altro di collaborare, di fare rete, perché siamo tutte piccolissime aziende agricole biologiche. Quasi tutti ci siamo dedicati alla coltivazione di grani antichi, quindi al recupero anche di tutte quelle varietà di biodiversità nell'ambito cerealicolo, nell'ambito anche di erbe aromatiche, che senz'altro valorizzano anche il nostro territorio. Posso dirvi che, siccome faccio parte appunto di questa comunità, ho avuto modo di conoscere questi agricoltori, colleghi tra virgolette, ed è nato anche una profonda amicizia tra di noi. Proprio nell'ultima riunione abbiamo preso questo accordo, ad esempio, quello di aiutarci durante le fasi all'interno della nostra azienda agricola, aiutarci gratuitamente nei momenti di maggiore difficoltà, ad esempio per quanto riguarda la mia azienda agricola nella raccolta ad esempio della lavanda, oppure un'altra azienda agricola nella raccolta delle nocciole, e quindi questa sorta di mutuo soccorso tra di noi, che è molto bello. Ci diamo molto anche una mano nel senso di a volte trovare dei punti vendita, oppure di anche soltanto consigliare i prodotti di un'altra azienda nostra, diciamo, che fa parte di Slow Food Appennino. Sono stati realizzati il festival appunto di Slow Food a Felina, che però quest'anno purtroppo non ci sarà, abbiamo saputo da pochi giorni, anche se siamo riusciti anche a colloquiare, a parlare con diciamo così le amministrazioni, abbiamo ricevuto uno spazio all'interno del mercato di Castelnuovo Monti, di alcune fiere, anche perché una difficoltà non indifferente è quella a volte di avere uno spazio per la vendita diretta dei prodotti senza dover spendere delle cifre esagerate, perché tutti noi spesso vendiamo prodotti che hanno dei costi limitati, quindi quando ci vengono proposte delle fiere che hanno dei costi di 80, 50, 100 euro, a volte rappresentano il guadagno di quella giornata. Quindi insomma, il fatto di riuscire a fare rete e di riuscire a partecipare anche quasi gratuitamente a certi mercati, a certe fiere, per noi è molto importante. Insieme ci siamo dati da fare anche per trovare un punto vendita a Reggio Emilia, che sta accogliendo i nostri prodotti Fiori Ribelli in Via Farini, e che sta dando spazio a questo, quindi ci siamo prodigati perché tutte le piccole aziende di Slow Food Appennino venissero
così anche fatte conoscere in questo piccolo punto vendita. E niente, questi sono un po' i progetti che abbiamo, se non soprattutto quello di collaborare. Abbiamo un gruppo chiaramente su WhatsApp in cui ci sentiamo spesso e devo dire che io mi sono sentita proprio meno sola come azienda agricola. A volte ci scambiamo anche dei semplici consigli, ci scambiamo dei semi, siamo quasi tutti agricoltori custodi, per così dire, e quindi c'è veramente un bellissimo rapporto che si è creato. Se penso a volte in queste zone, che sono comunque zone di confine, zone un po' in cui non soltanto abbiamo il compito di produrre, ma anche di presidiare il territorio in un certo senso, e ricordo gli agricoltori di un tempo, come mio padre, in cui insomma erano un pochino divisi gli uni dagli altri, no? Non c'era questa idea di rete, di collaborazione, mentre insomma in questi gruppi come Slow Food Appennino questo sta cambiando e c'è una grande collaborazione, un clima sereno di aiuto. Questo è quello che ho vissuto io per quanto riguarda Slow Food Appennino e spero che questo gruppo vada avanti e possa continuare. Poi non so se Monica aveva altre cose da dirvi, insomma, però questo è quello che stiamo facendo. Grazie. Noi. Grazie. Comunque nel momento in cui Monica riuscirà ad intervenire, ci aveva avvisato fin dall'inizio che per motivi di lavoro non avrebbe potuto intervenire prima delle 4:30, le daremo comunque un altro spazio. Dunque, allora io anticiperei a questo punto, non essendoci purtroppo l'intervento della comunità di cibo di Lunigiana e Appennino Parmense, la fase di dibattito, e direi che visto il numero di persone, chiedo a tutti di fare degli interventi molto brevi, possibilmente o presentando un'esperienza o un'iniziativa che ritenete possa essere di interesse al gruppo di lavoro sui prodotti tipici e enogastronomia della riserva della biosfera, o porgendo delle domande ai vari relatori che avete ascoltato sino ad oggi. Non c'è un ordine preferenziale, quindi chiunque voglia prendere la parola apra il microfono e possibilmente anche la videocamera e intervenga pure. Intanto comunico che dalla Garfagnana sono arrivati complimenti per l'Appennino Reggiano per questo supporto anche fisico, diciamo questo autoaiuto interno è stato apprezzato, ecco, quindi poi non so, io vedo anche qualche guida escursionistica collegata, la butto là, la lancio là, se qualcuno ci vuole raccontare dal punto di vista della guida com'è la relazione con le realtà enogastronomiche, le visite in azienda, queste cose. Se vi è capitato di farlo, insomma, ecco. Non siate timidi. Beh, allora in attesa... Filippo, oh. posso... Prego Gabriele, prego. Ciao. Okay. Ciao a tutti, vi saluto, sì. Dunque, io potrei portare il contributo dell'Ente Parchi Emilia Centrale e segnatamente del nostro sistema interno che fa capo al marchio di qualità. Molto volentieri, anche perché, lo ribadisco, siamo ancora in una fase, diciamo, di celebrazione di questo importante allargamento che abbiamo avuto a settembre e che coinvolge finalmente, possiamo dire, anche in maniera quasi totalitaria l'Appennino modenese all'interno della riserva della biosfera. Quindi, esattamente. Grazie Gabriele di volerlo presentare agli amici delle altre province il vostro bellissimo progetto. Dunque, non è niente di particolare, però diciamo dal 2018, quindi sembra ieri, però insomma ha già 4 anni di vita.
anche se bisogna dire, come tutto il resto, poi nei 2 anni di pandemia siamo andati un po' a scartamento ridotto. Comunque, nel 2018 è decollato questo sistema di... dico questa parola tanto per farmi capire, ma non è propriamente adatta, cioè la parola certificazione. Noi diciamo andiamo ad assegnare il marchio qualità Parchi Emilia Centrale, che magari vi mostro, vediamo un po' se si vede. Ecco. Gabriele, se vuoi condividerlo sulla slide, abilitato. No, non mi interessa. No, era solo per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Si vede, Gabriele. Ok, cioè sia la versione con lo sfondo verde oppure lo sfondo neutro bianco. Questo è il marchio di qualità. Altro non è che un marchio che noi riconosciamo alle imprese che gravitano sul nostro territorio. Faccio una specifica veloce: il territorio a cui facciamo riferimento non è quello proprio rigorosamente all'interno dei confini delle aree protette, ma è più, diciamo, un pochino più ampio, quello che ricade sui comuni facenti parte delle aree protette. Ebbene, le imprese, in particolare quelle agroalimentari, ma non solo, anche quelle relative, diciamo, al settore della ristorazione e della ricettività, e diciamo noi andiamo a riconoscere questo marchio se queste aziende che manifestano l'intenzione di entrare a far parte di questa, chiamiamola, rete, hanno i requisiti. Quindi c'è tutto un regolamento, c'è una domanda di adesione, ci sono dei requisiti ai quali loro devono rispondere o subito o come impegno per l'immediato futuro. E ve la dico in 2 parole, sono requisiti legati a 2 aspetti essenzialmente. Il principale, che è ovviamente il più importante, è quello relativo alla sostenibilità, cioè noi non andiamo a certificare né il prodotto e nemmeno il servizio nel caso delle aziende della ricettività o della ristorazione, ma bensì andiamo a certificare se nel processo produttivo delle une o nell'attività di ospitalità delle altre vengono seguite delle buone pratiche, appunto finalizzate alla sostenibilità, quindi alla tutela ambientale, alla sostenibilità. In sostanza andiamo a cercare e stringiamo con queste imprese una sorta di alleanza attraverso il marchio, andiamo a cercare quelle che, come dire, praticano i nostri medesimi obiettivi in termini di sostenibilità ambientale, no? E l'altro aspetto, che riguarda più precisamente magari il tema di quest'oggi, è il concetto di tipicità. Quindi molto importante è anche il concetto, quindi sostenibilità e tipicità. Le imprese, le aziende agricole, agroalimentari, produttrici, ristoratrici della ricettività che ci assicurano queste, come dire, queste buone pratiche nello svolgimento della loro attività, noi gli assegniamo il marchio di qualità. Viene fatta la procedura abbastanza semplice, però insomma fanno una domanda, la domanda produce un'istruttoria, il primo atto della quale è l'audit presso l'audit aziendale, presso l'azienda stessa, il sopralluogo presso l'azienda, e poi niente, poi dopo c'è tutta l'istruttoria, insomma se i requisiti sono sufficienti viene appunto concesso questo marchio. Ripeto, chiudo con questo ragionamento abbastanza importante, approfondisco quello che ho già detto prima, andiamo in un qualche modo a stringere un'alleanza con le imprese sul territorio. La cosa nacque nel 2018 tra le altre 1000 valutazioni anche per un'altra questione, un altro aspetto che è questo, cioè che troppo spesso noi enti parco siamo un pochino, cioè noi lavoriamo, facciamo tante cose nell'ottica, nel solco, diciamo, della sostenibilità, della tutela ambientale, no?
e spesso veniamo visti un po' come dei corpi estranei magari sul territorio e soprattutto manca completamente il collegamento con quella che è l'imprenditoria privata, no? Ecco che invece laddove ci sono, come dicevo prima, degli obiettivi comuni, delle pratiche anche che possono, che sono ovviamente diverse, noi siamo un ente pubblico, le imprese siamo nel settore privato, però diciamo le pratiche da una parte, le nostre attività dall'altra convergono sul medesimo obiettivo che è appunto quello della sostenibilità, ecco, cerchiamo di stringere i rapporti sempre, sempre di più. È chiaro che poi tutto ciò va, il vantaggio delle imprese qual è? È il fatto che comunque se anche l'ente parchi che insiste sul territorio certifica la qualità, diciamo, di questa azienda può mettere quell'adesivo che vi ho fatto, che vi ho mostrato prima, sulle proprie etichette, sui propri prodotti, all'esterno della propria struttura ricettiva, è logico che anche presso il pubblico è un valore aggiunto. Ecco, quindi noi non ci vogliamo sostituire ai marchi DOP, IGP o altri marchi di prodotto, ma andiamo semplicemente a certificare questi aspetti. Poi ho visto che c'è anche il nostro direttore tra di noi oggi, non so se anche Valerio vuole aggiungere qualcosa, insomma. Eccolo. Visto che mi hai chiamato in causa. No, ma se volevi. No, non vorrei tediare i presenti. Anche perché avevo un'altra cosa e quindi mi sono detto... Non so se, no, ecco, soprattutto che non abbia dimenticato qualcosa io rispetto a... No, rispetto al marchio no. Ecco, volevo lanciare questa cosa. È chiaro che il contesto del MAB ci costringerà, secondo me, anche nel breve periodo, a pensare a qualcosa di unitario. Ecco. Ognuno ha portato avanti una sua strategia, noi la nostra... con questa cosa del marchio molto agganciato anche al processo che abbiamo fatto per la certificazione ISO-EMAS. Il Parco Nazionale ha anche lui una sua strategia legato al chilometro zero e ad altre iniziative. Anche i colleghi degli Ente Parco Emilio Occidentale ne hanno. Quindi solo per dire che secondo me, ma anche confrontandoci con Filippo e col direttore presidente, sono maturi i tempi per fare una riflessione a scala MAB che possa comprendere un po' tutto. E ora non so se il concetto dell'iCare può essere quello appropriato, ma comunque trovarne uno simile, ovviamente con la, credo, postulato che il marchio UNESCO non può essere applicato su prodotti privati, però ci possono essere anche iniziative laterali, può essere anche appunto un'iniziativa dei gestori delle aree protette all'interno del MAB, in qualche modo coordinata. Tutto qui. Quindi credo che a breve dovremo confrontarci, perché anche delle aziende che si muovono su un mercato un po' più grande, che non è quello locale, cioè che è comunque locale, ma su un mercato emiliano e tosco-emiliano hanno bisogno di un riferimento tosco-emiliano, non solo modenese, non solo reggiano, non solo Parma. Ecco, non ho buttato là un altro elemento importante, che è quello della CETS, della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Voi sapete che noi siamo già con diverse aziende nella fase 2, della CETS, e è chiaro che al nostro interno CETS e marchio di qualità si vanno sovrapponendo di fatto. Ecco perché proprio storia di queste settimane stiamo modificando il regolamento del marchio qualità proprio per come dire, per sovrapporlo il più possibile a quello che è il regolamento della CETS. E ciò vale, almeno in questo momento, poi si dice che la CETS verrà allargata anche alle imprese agroalimentari, ma comunque al momento stiamo parlando delle aziende ricettive, quelle dell'ospitalità, diciamo, sia essa ristorazione o ricettività.
Per cui, insomma, c'è anche questo elemento interessante, ecco, CEZ, marchio di qualità, che si sovrappone, si abbina molto spesso anche alla CEZ. Grazie Gabriele, grazie Valerio. Sicuramente anche attraverso questi tavoli di lavoro l'idea è proprio quella di mettere in relazione, mettere in rete tutti i progetti, non solo quelli degli enti pubblici, perché abbiamo ascoltato anche tante imprese, tante associazioni che hanno progettualità interessanti sul territorio della riserva della biosfera. In alcuni casi sarà possibile, anzi doveroso, unificare gli sforzi, sicuramente l'ICARE sarà il primo passo, e in altri casi forse sarà più efficace coordinare progetti simili in modo tale che abbiano delle sinergie e degli sviluppi, senza però vanificare i percorsi che i vari territori hanno fatto bene sino ad oggi. E un elemento che voglio sicuramente già dire, è stato citato il chilometro zero, o comunque Abvivium, come viene chiamato da quando si è esteso anche ad altre riserve di biosfera. Appunto, quest'anno il progetto riguarderà tutti gli 80 comuni, quindi pensate al potenziale di quanti esercizi di ristorazione ci sono in 80 comuni, alcuni di questi comuni molto popolosi come Reggio Emilia, come Parma, come Sassuolo, e quindi quale potenziale anche in termini di richiesta per i prodotti tipici, per i prodotti agroalimentari di qualità dell'Appennino Toscano-Emiliano potrebbe essere data. Quindi io lo sforzo che chiedo a tutti voi è, nel momento in cui il regolamento Vivium potrà essere diffuso, di farlo e di farlo pervenire al maggior numero di esercizi di ristorazione, anche nell'ottica della contaminazione, perché i piatti che potranno concorrere potrebbero sicuramente essere piatti che valorizzano solo un territorio, ma perché no? Potrebbe essere anche invece bello sperimentare un mix di prodotti toscani, prodotti modenesi, prodotti reggiani parmensi, proprio lasciando al pieno la creatività degli chef, avendo nel nostro territorio un paniere ricchissimo. Ricordiamoci sempre che siamo la parte d'Italia con maggiore densità di prodotti agroalimentari, certificati DOP, IGP, Precedi Slow Food, certificazioni DECO, soprattutto nella parte toscana, il marchio qualità tradizionale di Modena. Quindi abbiamo davvero un paniere invidiabile, non penso solo a livello nazionale. Nel frattempo è arrivata Monica Belli, che ringrazio, la attendevamo per il suo intervento sulla comunità di cibo. Isabella ha già presentato bene il biodistretto e alcune attività, però ecco, ti darei la parola a Monica, anche ringraziandoti di aver fatto le corse per essere comunque con noi oggi pomeriggio. Oh, grazie, l'ho fatto volentieri. Mi sentite? Sì. Quindi Isabella ha già parlato, va bene. Allora io devo solo introdurre un po' cos'è la comunità. Sia io che Isabella facciamo parte di questa comunità Slow Food dell'Appennino Reggiano, che è nata qualche anno fa, nel 2018 mi pare, adesso non mi ricordo bene, e ha lo scopo di riunire. La comunità Slow Food sono un'associazione nuova di Slow Food, perché prima esistevano solo le condotte, ora le condotte dei vari luoghi, le provinciali e regionali. Adesso la comunità ha questo spirito nuovo di riunire dei piccoli gruppi che hanno un obiettivo comune. Nel nostro caso si tratta di produttori agricoli che hanno fatto una comunità per promuovere il territorio. Infatti per questo sono stati insigniti anche del marchio ICARE Appennino dal Parco Nazionale qualche anno fa, e perché rientravano appieno con i loro progetti per poter usufruire di questo marchio, e hanno l'obiettivo di fare un'agricoltura sostenibile, mantenendo i boschi, i prati e tutto nello stato migliore in cui si possa essere. Quindi grande rispetto per l'ambiente e soprattutto per il consumatore. Il 70% di loro adesso addirittura ha provveduto a istituire dei laboratori di trasformazione proprio nelle loro aziende, perché la trasformazione dei prodotti
per loro è sempre stata un po' difficoltosa, perché qui non c'erano tanti laboratori, quindi dovevano andare sempre altrove, sia per macinare che le farine, che per fare la pasta o per fare le confetture, per fare queste cose. E adesso invece il 70% delle aziende si è dotata di un proprio laboratorio di trasformazione, quindi questo è un grande risultato. Si coltivano principalmente cereali, legumi, abbiamo un produttore di formaggi sia di capra che di pecora, e un produttore di salumi che alleva nera di Parma, tutto allevato allo stato brado e biologico, e poi ci sono varie altre coltivazioni, le nocciole eccetera, e c'è un pastificio. Addirittura un'azienda che adesso dall'anno scorso produce olio di semi di girasole anche, e piano piano si cerca di incrementare, di far entrare aziende sempre che possono portare anche prodotti nuovi. Per esempio si puntava ad avere anche il vino, perché ancora non l'abbiamo, e le aziende potrebbero effettivamente anche aumentare, ma c'è un problema di fondo, specialmente in quegli ultimi 2 anni che abbiamo avuto questa pandemia, che un po' ci ha tenuto staccati dal territorio perché si sono fatte meno iniziative. Un po' quello che lamentiamo è anche essere un po' ignorati dalle amministrazioni, nel senso che non, secondo noi, visto che sono comunque aziende che costituiscono un valore aggiunto per il territorio e fanno delle produzioni di nicchia, e sarebbe un valore aggiunto appunto per tutti, eventi, manifestazioni, quindi ci si aspetterebbe di essere un po' più valorizzati, soprattutto nel nostro Appennino. Magari veniamo più chiamati in pianura e meno in montagna, cioè, perché è giusto farsi conoscere nel proprio territorio, perché l'obiettivo è quello proprio di anche creare una rete, come poi dovrà essere quella del biodistretto, in modo che tutti possano usufruire di questi prodotti. Il consumatore finale soprattutto, se io vivo in Appennino è giusto che mi possa nutrire delle cose che vengono prodotte nel mio territorio. Però non è sempre così semplice, perché a volte, proprio per mancanza di visibilità, tanti non sanno nemmeno che tante aziende esistono, che magari sono proprio nella porta di accanto. E quindi lo scopo, l'obiettivo è questo, di farsi conoscere sempre di più. Adesso anche hanno avviato un progetto di in un negozietto in centro a Reggio, dove, che gli ha fornito un angolo, dove a rotazione ogni mese cambiano i produttori, possono vendere lì i prodotti della nostra comunità, e anche questo è un'esperienza che è appena iniziata, quindi si sta avviando, però è comunque una bella iniziativa, perché permette di far conoscere anche in pianura le belle realtà della montagna, perché ci sono veramente delle realtà molto belle. E altro non saprei cosa dire, perché adesso aspettiamo di vedere in futuro cosa succederà quest'estate, di partecipare a qualche evento e vedere un po' come andrà anche col biodistretto, che ha questo obiettivo di comunque creare una bella rete nelle scuole, dappertutto, nei ristoranti, e quindi forse dopo ci sarà più possibilità anche per i produttori e anche di allargarsi. Monica, leggo in chat che la tua stimolo alle amministrazioni locali di essere più attente a questi progetti è purtroppo condiviso anche sul versante garfagnino della riserva della biosfera. Ce ne facciamo interpreti, cercheremo di portare la vostra segnalazione ai comuni che fanno parte della riserva della biosfera e anche alle altre organizzazioni. È sempre più difficile giocare in casa, questo vale un po' per tutti, e forse vale anche per delle comunità come quelle che vivono nell'Appennino, che hanno ancora, e questo è un bene, una forte anche capacità di autoproduzione alimentare o delle relazioni dirette con alcuni produttori. Ciò non toglie che si possa fare sicuramente di più, anche proprio per poi raggiungere i turisti. In questo mi spiace oggi non c'è, ma se ricordate lo presentammo nell'ultimo tavolo di lavoro di questo gruppo, la bellissima esperienza della cooperativa di comunità di Rigoso, che ha aperto questo emporio, Rigoso nell'Appennino Parmense, che ha aperto questo emporio dove tutti i prodotti, salvo alcuni, diciamo così, strettamente necessari alla vita delle persone della comunità e non reperibili sul territorio della riserva della biosfera, tutti i prodotti agroalimentari sono tassativamente ed esclusivamente provenienti dalla riserva della biosfera dell'Appennino Toscano-Emiliano. Anche questo è
un bel esempio, pensare che sia stato fatto in un piccolo borgo come Rigoso vuol dire che può essere fatto anche in tanti altri borghi o paesi o cittadine del nostro territorio. No, volevo rispondere a qualcuno che ha messo in chat se siamo disposti anche ad andare in qualche altro, a partecipare ad altri mercati, certo. La comunità gira dove viene invitata, poi naturalmente per rappresentare la comunità abbiamo stabilito con il nostro statuto che bisogna essere in un certo numero, almeno 6 o 7 produttori per andare via con tutte le bandiere, i loghi, dei marchi eccetera, però sicuramente sì, se sono progetti interessanti partecipiamo volentieri. Benissimo, benissimo, grazie anche di questa segnalazione e disponibilità. Siamo nella parte conclusiva del nostro tavolo, ma darei sicuramente, vedo una mano alzata, quindi mi fa piacere, lo ringrazio Mauro Del Grosso, gli do volentieri la parola. Grazie, tanto complimenti a tutti per l'ottimo lavoro. Io vi parlo da Borgo Valditalo, sto seguendo alcune attività con il parco, con Chiara, con un gruppo di lavoro. Devo dire che noi, vi dico questo, noi a Borgo Valditalo, in Alta Valtaro, tanti anni fa perdemmo l'occasione di fare parco. Adesso c'è un movimento, un'attività per essere un'attività diciamo di biodistretto che sta partendo con molto interesse, con molto fervore, ma insomma con molte difficoltà. E vi dico che non avere il parco, non avere la riserva per noi è un grosso problema. Quindi tenetevela stretta questa cosa, gestitela bene, perché effettivamente è una marcia in più. Poi soprattutto mi ha fatto piacere sentire questo discorso di cooperazione effettiva tra forze, tra risorse, perché quello che faticosamente stiamo facendo tra privati, tra entità, tra istituzioni qui in Valtaro, perché se non si torna un po' a queste forme un po' antiche di collaborazione anche fattiva nel fare la legna, nell'aiutarci nei momenti, ad esempio nel mettere a disposizione, da una cosa che stiamo facendo a Borgo Taro è mettere a disposizione i mezzi meccanizzati per la forestazione e per il lavoro delle terre. Ormai poco per volta diminuiscono gli agricoltori, e un trattore è diventato un lusso, un piccolo trattore piuttosto che l'attrezzatura, piuttosto che una segheria mobile. Quindi se posso lanciarvi un messaggio, fate tesoro di quello che state facendo, perché state, scusate il termine brutale, riscoprendo l'acqua calda, cioè le nostre comunità antiche, le nostre comunità cooperanti, per cui ogni tanto quando andiamo per boschi, io sono anche guida, vedi delle case bellissime costruite come? Con le braccia, con l'intelligenza e con la cooperazione di intere comunità che in 20, 30, 40 persone mettevano in piedi una casa in 2 mesi, in 3 mesi, poi la finivano in anni, però insieme, tutti insieme, spingendo tutti insieme si riesce a fare qualcosa. Quindi no, non posso che complimentarvi. E il discorso dell'enogastronomia, io faccio guida, lavoro moltissimo in Valtaro, faccio anche formazione ovviamente, e lavoro anche in Lunigiana. Ecco, l'ultima volta che facciamo con i nostri clienti luxury, quelli un po' costosi che spendono, sono non costosi, che spendono e investono nelle vacanze in Lunigiana e in Valtaro, provenienti dal Nord America, ai primi posti c'era la sicurezza, quindi i carabinieri, ma al terzo posto c'era l'enogastronomia. La parte ambientale veniva al 7º-8º posto. Quindi le cose che interessavano ai clienti e ai turisti di piccola quantità, ma di alto valore aggiunto, che sono quelli forse che possiamo approcciare per primi, era proprio essere sicuri, quindi avere un sistema sociale ben controllato e ben gestito, e però non pericoloso e offensivo o comunque che entrava nella vita dei turisti, quindi il nostro modo di vivere italiano, e l'enogastronomia collegata al territorio, perché è una cultura importantissima. Quindi non posso che complimentarvi, e ahimè noi abbiamo perso, ricordatevi, noi abbiamo perso questo treno e lo stiamo pagando caramente, perché poi l'identità di un territorio fa fatica a riprendersi, ecco. Grazie, grazie della testimonianza, c'è sempre speranza, poi... E come abbiamo più volte detto, il perimetro della riserva della biosfera non è un muro, non è un confine, è semplicemente un elemento che è stato tracciato al momento della candidatura, ma l'UNESCO stesso chiede alle riserve della biosfera di essere testimonianza attiva e innovatori anche per il territorio al proprio esterno di come possa essere realizzato concretamente lo sviluppo sostenibile, di come si possa concretizzare a livello locale quelle sfide che a livello globale l'ONU ha ben sintetizzato nei 17 obiettivi dei Global Goals. Quindi non lasciamoci mai preoccupare dal perimetro,
se c'è voglia di collaborare su questi obiettivi, si può tranquillamente andare anche fuori dalla perimetrazione della riserva della biosfera. Se c'è qualche altro intervento, prego sempre di accendere il microfono, la telecamera e prendere la parola. In attesa che ci sia qualche intervento, do un altro messaggio io, proprio per un valore che talvolta si sottovaluta, che è quello della rete internazionale MAB. Sono 727 le riserve della biosfera e in Italia sono 20. Una di queste, in questi giorni, penso siano partiti forse pochi minuti fa, ha mandato una delegazione di propri imprenditori agroalimentari a conoscere le nostre buone pratiche, che è quella delle Alpi Ledrensi e Iudicaria. E sono stati 3 giorni, Chiara li ha accompagnati, a conoscere aziende agricole, ristoratori, aziende vitivinicole. Questi scambi sono fondamentali, talvolta c'è questa grande opportunità di farli fisicamente, ma il mio suggerimento a tutti voi è di comunque guardare alle altre riserve della biosfera, guardate i loro siti, seguite i loro social come dei luoghi dove poter trovare dei partner con cui sviluppare delle progettualità, con cui scambiare delle esperienze, anche perché insomma, lo dimostrano i fatti, quando i progetti vengono presentati da soggetti che fanno parte di riserve della biosfera, spesso quei progetti hanno più opportunità di ottenere finanziamento, più opportunità di ottenere riscontri positivi dagli interlocutori. Quindi sia a livello italiano che a livello europeo e anche mondiale, ma insomma partiamo dalle basi, avete una grande rete di opportunità nella rete della famiglia MAB UNESCO, della rete delle riserve della biosfera. Aggiungo solo che a conferma di quello che diceva Mauro, un po' insomma, e a chiosa di quello che ha detto, metto insieme Filippo e Mauro in questo caso, nel senso che il gruppo di appunto rappresentanti delle Alpi Ledrensi e Iudicarie, che appunto adesso credo abbiano appena finito la visita in latteria della produzione del parmigiano, hanno apprezzato molto il tour, perché era un tour proprio di taglio enogastronomico, quindi è stato anche un tour de force realmente tra appunto produttori e pranzi e cene letteralmente a chilometro zero, insomma, quindi confermo che hanno apprezzato molto e sono stati assolutamente colpiti da questa cosa, ci siamo scambiati con diverse esperienze, insomma, ecco, quindi è stata una buoni 3 giorni di scambi di relazioni, ecco, quindi sicuramente queste occasioni sono per quanto possibile da sfruttare, ecco, quindi sicuramente rafforzo il consiglio di Filippo in questo senso. Allora, dalla chat arriva un po' appunto la conferma di questa da appunto Michela, che dice che appunto aderendo al menù chilometro zero con i loro prodotti, dice che hanno avuto appunto dei feedback positivi e quindi l'idea è piaciuta, quindi insomma ci fa coraggio per proseguire in questo senso e a questo punto le aspettiamo, sospetto chi sia la Michela in questione e le aspetto a questo punto come partecipanti al concorso. Sì. Su questo davvero rinnovo anche l'invito a lasciare gli indirizzi email chi non avesse già fatto, in modo tale che vi possiamo mandare nei prossimi giorni altre informazioni sul concorso Abrivio, ma anche su altri progetti. E dopodiché, se non ci sono altri interventi, chiederei a chi volesse farlo di manifestarsi subito, perché altrimenti andrei verso la chiusura di questo tavolo di lavoro. Di solito stiamo nelle 2 ore, quindi ci siamo, insomma, con un po' di anticipo, ma
Allora, anche qui dalla Garfagnana arriva un po' di conferma anche qui in chat del fatto che il piatto di comunità in qualche modo è nato da un'ispirazione di chilometro zero, ecco, quindi che il concorso ha un po' ispirato questa idea del piatto di comunità, quindi ci fa piacere ricevere questi feedback positivi, ecco, quindi grazie, poi sì, noi terremo i contatti, quindi sicuramente con tutti voi, anche i vostri colleghi. Ecco, per chi è referente magari appunto delle varie comunità, fate pure passaparola, nel senso che noi magari abbiamo la vostra mail singola perché avete partecipato, ma non fatevi scrupoli a divulgare la notizia tra tutti i vostri amici, collaboratori che con voi compongono le comunità, ecco, quindi insomma, il passaparola è ben accetto, ecco, in questo caso. Bene, allora direi che non ci sono altri interventi. Ringrazio di nuovo i relatori, tutti coloro che sono intervenuti. Vi ricordo che il programma dei tavoli di lavoro andrà avanti ancora per diverse settimane, sempre al giovedì pomeriggio. Ho un vuoto di memoria, chiedo scusa, non ricordo quale sarà il prossimo. E quello Magari. giovedì prossimo, quello dedicato a uomini e foreste, quindi Certo. passiamo all'ambito di conservazione della natura, ma insomma, direi tema caldo in questo periodo. Assolutamente. Quindi grazie ancora, a prestissimo. Buona serata. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata a tutti e a Arrivederci, tutte. buona Grazie serata. a tutti, buona Ciao. serata.